parliamo di orto, pensiamo quasi sempre all'estate, al caldo, perfino al fremire delle cicale. E invece no, perché un orto può essere rigoglioso, produttivo, coloratissimo anche d'inverno. E allora all'orto d'inverno e alle iniziative che ne possono derivare dedichiamo la puntata di oggi qui a Siamo Noi. E salutiamo subito i nostri ospiti, a partire da Lorenzo Bazzana, responsabile ortofrutta della Condiretti. Grazie per essere tornato qui da noi. Buon pomeriggio. Grazie. E grazie a Pietro Migliaccio, nutrizionista, attento alla linea, quella di tutti, ma la mia in particolare, ma anche ai sapori che portiamo a tavola. Grazie professor Migliaccio per essere con noi questo pomeriggio. E grazie a Filippo Cassano, chef della Taverna Antonina qui a Roma. Buonasera, benvenuto. Buon pomeriggio, grazie. E benvenuta anche ad Antonella Casale, pensionata. Grazie. Vedremo se è un'appassionata di orti, lo scopriremo nel corso della puntata. Bentornati tutti, il professore ha dovuto fare uno sforzo per contenere una battuta poco fa. Ma Io non so questa insinuazione. Tornando al nostro orto colorato, però invernale, cioè anche l'orto d'inverno effettivamente ci può regalare delle soddisfazioni, anche in termini di salute. Quali sono gli ortaggi? L'ortaggio numero uno, partiamo dal primo ortaggio che ci arriva in inverno e che è un dono per la salute di tutti. Ci sono le brassicacee, che sarebbero cavoli, cavolfiori, quella è una verdura, un prodotto che può essere utilizzato in modi diversi, per cui dà ampie possibilità di ricette. Questo per tutto l'inverno, diciamo, è un questo vegetale? Sì, per tutto quanto l'inverno. Poi se con orto intendiamo anche, perché intendiamo anche, certo, alberi da frutta, abbiamo i mandarini, abbiamo le arance, perché guardi che l'orto può essere piccolo e può essere grande. Puoi guardare solo le verdure, ma puoi guardare anche gli alberi, i frutti. La sfida è grande, perfino d'inverno, Massimiliano. Sì. Bene, bene. No, pensavo anche ai broccoli, per esempio. Anche no, broccoli. I broccoli. Tenendo presente che i prodotti dell'orto hanno un sapore particolare, insomma, ciascuno di noi forse avrà mangiato i prodotti dell'orto, piccolo o grande che sia, ha un sapore diverso. Non ci sono delle ricerche per i vari orti se hanno gli stessi contenuti in nutrienti, cioè in proteine, carboidrati, lipidi, vitamine, sali minerali. Però sicuramente il sapore si riconosce. Cassano, il sapore chef, è diverso. Finalista, Masterchef, conferma il sapore delle verdure che arrivano dall'orto è sicuramente riconoscibile? Assolutamente sì. Anche quello dei carciofi? Soprattutto quello dei carciofi, che adesso voglio dire, nel Lazio la terra è piena e i carciofi sono un prodotto primario, possiamo mangiarli. Beh, la ricetta classica a Roma, insomma, il carciofo alla romana non manca e non mancherà mai, con la mentuccia e pochissimo pepe, poi possibilmente di mulinello e non fino, perché insomma poi è irritante. Non è facilissimo da cucinare il carciofo, perché bisogna avere delle piccole accortezze. Dobbiamo fare, sarebbe un'impresa. Lo sapevo che l'avresti fatto. Ardua ed epocale, diciamo. Io però assolutamente no, piccoli passaggi. Le differenze, no, il gambo, però diciamo ci dà un segreto per cucinarlo questo carciofo, perché le foglie, l'acqua e il vino sono fondamentali, le foglie, quelle più coriacee, vanno tolte, va pulito bene sia all'interno che all'esterno, però non troppo, altrimenti c'è tanto spreco. Va pulito il gambo, che non va gettato, perché molto comunemente no, si taglia, ma un gambo è... Che fine gli facciamo fare? Il gambo è buonissimo. Il gambo lo mangiamo. È la parte più buona del carciofo. Assolutamente. Il risotto propone Bazzana. Beh, io direi assolutamente sì. Risotto con i gambi, assolutamente sì. Il risotto è partito l'applauso, eh? Hai visto? Stiamo fanno. Lo teniamo un po' a stecchetto. Bazzana, abbiamo parlato di cavoli, cavolfiori, broccoli, carciofi, mandarini e arance. C'è un altro prodotto dell'orto d'inverno? Sì, i radicchi sicuramente. Il radicchio è uno delle... E anche lì il risotto ci andrebbe bene. Sicuramente il radicchio, ne abbiamo una varietà veramente notevole, tanto è vero che anche all'estero si parla di radicchio in italiano, non si traduce il termine, si non parla è traducibile. Di radicchio. Si parla di radicchio, si parla. Radicchio, quindi vuol dire, che poi fa benissimo. Vuol dire che comunque è un'identità forte del nostro territorio, quindi abbiamo radicchi di tante forme, di tanti colori, che allietano sicuramente e arricchiscono, perché il professore ci spiegherà che la nutraceutica, questi colori che sono legati... Parola, là? La nutraceutica di questi prodotti, ovvero sia i contenuti nutrizionali di questi prodotti con questi colori, sono legati
ha degli antiossidanti che sono fondamentali. Quindi... Ecco, chiediamoglielo subito, professore, perché il rosso fa bene? L'orto. Lei... Tu l'hai già stoppata, la nostra Antonietta voleva parlare delle verdure già da un pezzo. Sentiamo un momento, professor Migliaccio, sugli antiossidanti e poi veniamo da lei. Gli antiossidanti sono delle sostanze contenute negli alimenti che bloccano, se così vogliamo dire, neutralizzano i radicali liberi. I radicali liberi sono dei cattivoni che uccidono le cellule. Per questo gli antiossidanti bloccano i radicali liberi che non possono agire, per cui l'organismo sta e bene. E quel colore è un indicatore, come quel le melanzane, per esempio. È un indicatore, non solo quel colore, ma anche altri colori sono indicatori della presenza di determinati antiossidanti. Antonietta, noi l'abbiamo stoppata perché sulle verdure di stagione stava partendo in quarta. Io volevo parlare dell'orto, che adesso si è un po' imbastardito, non è più come una volta. Sei imbastardito. Una volta si diceva, sì, perché adesso c'è tutto. Una volta si diceva l'orto fa l'uomo morto, perché il contadino doveva stare lì a zappare la terra per tirare fuori. Era comunque buona la roba, però certo, adesso è cambiato. Però in questo periodo abbiamo carciofi, abbiamo zucchine, abbiamo un po' di tutto, perché, come ho detto, non è più come una volta. E i carciofi io volevo dare una ricetta... Ecco, lei li cucina? Ah, sì. I carciofi belli romaneschi li volevo fare alla pugliese. Ossia, pugliese? Pugliese. Ossia, imbastardiamo pure il carciofo, lasciando il gambo, come diceva bene lo capa Corolla, lo apre bene bene e dentro da parte lei batte, ossia... Battono le uova, il pan grattato, l'aglio, assomiglia un po' prezzemolo. Quasi al carciofo alla giudia, in qualche modo. No, questo è riempito, il prezzemolo, sale, pepe. No, però si riempie questo carciofo bene, bello, sostanzioso, si gira nella pentola, che deve essere piena d'olio, e si fa cuocere lentamente. E hanno un profumo, un sapore che non vi dico. Sul sapore io non ho dubbi. Bello, bello. Che ne pensa, professore? Sdoganiamo? Convinto, possiamo. I broccoli come li cucina? I broccoli li cucino in padella prima. Ripassati in padella? In padella con aglio, un pezzo di peperoncino perché ci sta bene. E stura le arterie. Sì, quello fa bene, il peperoncino fa bene. No, mi sembra un po' troppo. Faccio le frittelle di broccoli. Le frittelle di broccoli. Le frittelle di broccoli io non le conoscevo. Le frittelle di broccoli. No, anche questo si fa la pastella. O ci si mette un po' di... Io ci metto anche un po' di bicarbonato, un pochetto di birra. E poi ci faccio lesso i broccoli. A pezzettini, certo, non pezzi grossi, si mettono con un cucchiaio, si prendono la pastella, si girano, si mettono nell'olio bollente e vengono le frittelle che sono buonissime. Ecco, chissà quanti altri modi ci sono per preparare le verdure di stagione. Chissà anche se voi le coltivate direttamente, ce lo dite attraverso Simone. Eh sì, cominciamo subito. Il nostro frutto di stagione. Non poteva mancare. Allora, ortolani e cuochi d'Italia, oggi ci rivolgiamo a voi, mi raccomando. Allora, raccontateci il vostro orto e perché no anche le vostre preziose ricette fatte proprio con i prodotti invernali. Ah, ovviamente se con la vostra parrocchia state mettendo in campo dei progetti solidari legati proprio agli orti, raccontateci, diteci un po' di cosa si tratta. Insomma, possiamo fare le melanzane. Possiamo fare le melanzane, insomma, le vostre ricette preferite. Tra poco sta suggerendo anche al nostro pubblico. Diamo i contatti. Intanto la nostra mail, siamo noi, @tv2000.it, il nostro numero WhatsApp 348 30 70 345, oppure il nostro numero verde a vostra disposizione 822 88 96, e venite a trovarci mandandoci anche, perché no, qualche foto sui nostri social. Vi aspettiamo. Molto bene, Simone, però io non ho capito una cosa, Antonietta. Aspetti un attimo, mi faccio fare la domanda, poi lei serenamente risponde. No, io voglio capire se lei cucina soltanto i prodotti oppure li va anche a raccogliere all'orto. Io avevo l'orto di guerra. E ho mia figlia che ha sposato un contadino, quindi sta nel Viterbese, quindi questa meglio di lei, conosco. Quindi nessuno. Sì. Ma lei raccoglie o no? Raccolgo pure, delle volte quando vado lì raccolgo, l'aiuto, quando tira fuori le patate, ne abbiamo tirato fuori una da 1,3 kg di patate. Un chilo e tre, sembrava... Raccolgo come noi, i pomodori belli, quando sono maturi, li raccolgo. Quindi lei si rifornisce presso l'orto di sua figlia? Certo. Non va ai supermercati? Vado pure al supermercato perché
c'è una cosa che voglio dire. Quello di mia figlia, mio genero, non ci mette né conservanti, non ci mette niente. Allora vedo queste cose un po', non so, proprio belle belle. Mentre io al mercato trovo pomodori belli grossi. Però sono buoni. Però sono buoni. Mio genero dice, tutte mangi quelle. Io mi permette di far dire qualcosa sul tema al nostro Bazzana, perché la gente c'è che cerca... C'è anche Migliaccio che vuole intervenire. Sì, però il frutto perfetto. Lei ha accennato agli orti di guerra. Sì. Vuole chiarire? Sì, sì. È una piccolina e c'avevo questo orto di guerra che ci avevano dato, quindi vicino casa. Io con le mie sorelle, io non facevo niente perché ero piccola, con le mie sorelle zappavamo, poi mio padre aveva mandato un operaio e venivano fuori delle cose stupende. Ed era una cosa bellissima vedere questi pomodori rossi vicino magari alle zucchine. Era un miracolo per me, piccoletta, vedevo queste cose che crescevano così. E poi, diciamo, era molto importante perché questa è memoria e servivano il sostentamento di famiglie, sì, dei vicini di quelle, sì, famiglie, sì, si, sì, condividevano, sì, anche, si scambiavano quei prodotti. Sì. Bazzana, no, io volevo solo che ricordasse al nostro pubblico che quando andiamo a cercare il frutto perfetto, il vegetale perfetto, non facciamo necessariamente un favore a noi stessi, perché insomma le imperfezioni fanno parte della natura. E noi sappiamo qualcosa. È chiaro che le imperfezioni fanno parte della natura. È anche chiaro che purtroppo con l'evolversi del mercato abbiamo dei metodi di distribuzione che oggi sono un po' lontani da quello che è una volta, nel senso che per far rimanere il prodotto, per farlo durare di più, si stacca molto prima, quindi magari non ha raggiunto il giusto grado di maturazione. Quei kiwi duri come sassi. I kiwi arrivano... duri come sassi non ci dovrebbero essere in circolazione, nel senso ci sono che... dappertutto. Sì, però è una deformazione di quello che è la catena di distribuzione, perché il kiwi invece dovrebbe essere un frutto morbido che uno riesce a mangiare senza doversi spaccare magari i denti. Cioè, quello che noi stiamo cercando di ricreare attraverso i mercati di Campagna Amica è restituire al consumatore le papille gustative, ovvero sia restituire quella differenza che c'è fra un prodotto colto in giornata e al giusto grado di maturazione, e quello che invece ci fa fare molto spesso magari la grande catena di distribuzione, che ci chiede prodotti che resistano di più ma che vengono staccati prima, sono più acerbi, sono più duri e magari devono rimanere, per quelli che riescono ancora a maturare, più tempo sul portafrutta o più tempo... Lo sappiamo tutti, è un'esperienza che facciamo tutti noi. Vengono messi nelle serre e gli danno il gas per farli maturare. Noi nutrizionisti siamo per allora, chilometro zero. Sulle serre, però, sulle serre io farei un ragionamento, perché contrariamente a quello che la gente pensa, la serra è un ambiente che consente una coltivazione molto più sana. Perché essendo, sì, un ambiente chiuso, con l'utilizzo anche di reti antinsetto, noi possiamo evitare le piogge, e quindi evitiamo poi di dover fare i trattamenti contro le malattie fungine, ed evitiamo che entrino gli insetti nelle serre. Il problema è se ci aggiunge additivi, sì, cose di questo tipo. Ma chiaro, questo... però la serra di per sé è un ambiente confinato che ci consente di fare una produzione sana. Quindi... Vado subito al professor Migliaccio, una curiosità, col genero tutto a posto, un rapporto va bene, sì. E non solo perché all'orto, no? No, tutto questo a posto. No, era una mia curiosità. Migliaccio, allora, l'orto, abbiamo visto, insomma... che c'è un beneficio fisico, perché comunque si fa ginnastica, si fa esercizio. Ma c'è anche un esercizio mentale, perché aiuta con la meditazione, contro la depressione. Può essere d'aiuto? È un antidepressivo. È un qualcosa che ti dà soddisfazione, perché crei e vedi crescere dai semi quello che tu hai creato. Questo è un ottimo antidepressivo, l'orto in sé. Ci sono addirittura degli studi che fanno vedere come anche un balcone possa bastare. Sì. Cioè un balcone con qualche pianta di pomodoro o qualche pianta di insalata o di fragole già consente appunto di combattere quello che può essere il ritmo della vita moderna e quindi lo stress della quotidianità. Ma un orto è meglio, sì, ma anche una terrazza può essere sufficiente. Ecco, ma questo... oggi anche sui terrazzi si... Sì. Questo è interessante, sì, perché in effetti io penso che anche col Diretti abbia riscontrato che è un fenomeno, certo, molto diffuso, ci sono sempre più orti, la gente è tornata a coltivare, lo fa, ancora non ci sono troppo estese, ma sarebbe bello che accadesse le terrazze condominiali trasformate in orti, però ci sono i terrazzi, ci sono... Ricordiamo che ad esempio, questa è una notazione così importante, che c'è ad esempio nella manovra che è stata recentemente approvata la conferma del bonus verde, ecco, ovvero sia del bonus per poter...
poter defiscalizzare quello che è, diciamo, dal punto di vista condominiale, la rimessa verde dei giardini condominiali. È il sogno del nostro condominio, Bazzana. Certo, questa, questa è una cosa. Ci stiamo lavorando. Bazzana, volevo sapere da lei, ma sul balcone che possiamo coltivare? Allora, sul balcone si può coltivare praticamente di tutto, nel senso che addirittura ci sono piccole piante, come diceva prima il professore, come ad esempio delle piante di uva da tavola o delle piante di melo nanizzato, non sono OGM, sono piante selezionate naturalmente, per cui uno potrebbe raccogliere l'uva da tavola oppure le mele o anche altri frutti, come ad esempio i piccoli frutti, i mirtilli piuttosto che le fragole, e quindi avere un raccolto sì, ma rasserena, ripeto, l'animo, ma soprattutto è educativo per i bambini, perché vengono riportati a quello che è il ritmo della natura. Quasi fosse un balcone didattico. E poi vedere il frutto. Quindi. È magnifico. Poi ci sono, diciamo, città che sono molto avanti, no? Lei lo saprà sicuramente, New York, dove della gente ha cominciato sui grattacieli a coltivare e sono richiestissimi dai migliori ristoranti. Deve essere bello anche selezionare... Polveri sottili incluse, deve essere proprio... Ma no, le zone vengono scelte molto bene, no? Sono cibi d'eccellenza. Ma deve essere bello... selezionare il proprio produttore, andare a scegliere, visitare l'orto, creare un rapporto personalizzato. È bellissimo. Questo è fondamentale. Credo che sia la parte più bella per me, che faccio il cuoco. Insomma, la cosa più importante è quella proprio di selezionare, ma soprattutto andare a vedere. Perché dietro ogni prodotto c'è una storia, c'è la storia della famiglia, c'è la storia della terra. La signora ci ha dato uno spezzato. L'orto di guerra, che cos'era, sì, come nasce, quello che è fatto. Quindi per noi è molto importante riuscire ancora di più ad avere un piccolo orto e poterlo, insomma, coltivare è ancora meglio. A Roma è un po' complesso. Certo. Abbiamo veramente una complessità data dallo smog, data dai tempi, data da tante questioni. Ma voi che la rimangono. Scelta come la fate? Del fornitore migliore? Parliamo di verdure. Beh, non c'è un fornitore migliore, c'è tanti. Un prodotto migliore. Mm. Ora, il fornitore che ha il prodotto migliore, qualità, prezzo, quello che sia, del quale mi sa raccontare, quindi io non prendo quello che arriva... È lì che io vado. Esattamente, assolutamente sì. Quindi tendenzialmente vado a prendere dei prodotti della terra, quindi mi rego dal fornitore che sa dirmi dove lo prende e come viene fatto quel prodotto. Percorso garantito. Tra poco arrivo da lei, Migliaccio. Un attimo soltanto, perché vediamo i telespettatori che cosa hanno scritto. Cominciano ad arrivare tantissimi messaggi, per questo vi ringraziamo. E allora cominciamo con Jenny. I prodotti dell'orto sono decisamente più buoni di quelli al supermercato. Non c'è paragone. E visto che abbiamo chiesto qualche ricettina utile, ci arriva incontro Laura. Il radicchio è un prodotto meraviglioso, si può usare in mille modi, primi, secondi. Io invece li uso negli antipasti. Si prende il pane, sopra ci si mette il radicchio e un qualsiasi formaggio, scegliete voi, o gorgonzola o stracchino. Che meraviglia, professor Migliaccio, lei stava per intervenire. A me è venuto in mente pure una cosa che gli chiedo, e poi quando, insomma, ci ha detto quello che le veniva a dire, ci aggiunge anche questo. Prima diceva il cavolo, si legge molto che fanno bene le verdure fermentate, il cavolo fermentato, ci dice qualcosa anche su questo? Fanno bene. Sembra che abbiano anche un effetto contro antitumorali. Capito? Addirittura, quindi questo sì che, insomma, ecco, è nutricente. Qui, ma questo è uno, noi nutrizionisti consigliamo di consumare 5 porzioni almeno tra frutta e verdura, che contiene gli antiossidanti, contiene tutte quelle... 5 ogni giorno? Ogni giorno. Ogni giorno. Quindi 3 magari di verdura, 2 di frutta. 2 di frutta o quello che sia. E i minestroni e le zuppe? Va benissimo, va benissimo. Siamo attenti perché la cottura può distruggere o quantomeno ridurre determinate vitamine. Ma che cosa ci voleva dire prima? Perché noi volevo sapere del costo, volevo sapere dal punto di vista economico. C'è un risparmio oppure no? Con l'orto? Con l'orto. Con l'orto c'è un risparmio, sì, caspita. E lei va dal genere, ma poi non è caspita, detto, una soddisfazione personale, che uno va lì, prende quello che vuole, sa come l'ha coltivato, altro che risparmio. Sì, ma sì, c'è la fatica. Dal punto di vista economico proprio. C'è risparmio, c'è risparmio. C'è risparmio. Come no? C'è risparmio. Poi se vogliamo parlare pure del biologico, che è differente. No. Eh no, il biologico ci interessa biologico molto, abbiamo dedicato intere puntate, ma ci torneremo anche. Comunque una strada che in Italia stanno percorrendo sempre più giovani, sì, anche, no, Bazzana? Certo, sì, cioè, sì. Le percentuali del biologico aumentano. Comunque è una superficie che sta aumentando. Di anno in anno. È aumentata dal 63% negli ultimi 10 anni. Ripeto, una richiesta del mercato. È il consumatore che dimostra di avere un certo tipo di orientamento e quindi il mercato si adegua.
con conversione al biologico. È un settore veramente in crescita, non ci si fa interessante. Più, siamo tanti adesso. Siamo signor Antonietta, posso mandare la pubblicità o devi dire qualcos'altro? No, posso? Basta, poi. No, perché tra poco continueremo a proporvi ricette e Bazzano ci spiegherà anche se il maltempo di queste ore sta creando danni alla nostra agricoltura. Tra poco qui siamo andati a fare pubblicità. A tra poco. Torniamo in studio, stiamo raccontandovi di quanti italiani, sempre più italiani, hanno preso, sono tornati anche a coltivare un orto personale, anche in posti impensabili, sulle terrazze delle case, nei piccoli balconi. E stiamo parlando anche dei prodotti che questa stagione ci dona, di quei vegetali che sono anche una garanzia per la salute. Bazzana, è interessante anche da un punto di vista sociale, culturale. Prima il professor Migliaccio voleva ricordare quegli orti, gli orti di guerra. Ma noi che siamo sempre stati un popolo contadino, poi c'è stato negli anni 60 un cambiamento radicale, l'abbandono. Certo. Adesso siamo il paese in Europa che ha il numero più alto di ragazzi che sono tornati a coltivare le terre dei nonni o a tentare di acquistarle le terre. Sì, questo sicuramente è un trend positivo, anche determinato dal fatto che appunto c'è un innovato interesse. Una volta occuparsi del cibo era sottovalutato, era una cosa che non dava così tanto. Oggi vediamo invece un innovato interesse per il cibo, vediamo anche quello che può essere successo degli chef, di chi lavora il cibo, di chi prepara certi piatti. È un settore economico che cresce. C'è un settore economico che cresce, che interessa, ma che è diventato il principale elemento di attrazione verso il nostro paese. I turisti vengono in Italia perché c'è la cultura, ci sono i monumenti, c'è il paesaggio, ma soprattutto perché si mangia bene. E c'è qualità. Ne arrivano un po' meno a Roma, abbiamo scoperto leggendo in questi giorni, però insomma la sfida è ancora da giocare. No, volevo chiedere una cosa, mi permetta Antonietta, perché lì abbiamo il finalista MasterChef, abbiamo detto le verdure, le zuppe. Ci dà una ricettina per fare un buon minestrone, una zuppa particolare? Magari i legumi ancora non li abbiamo nominati, di solito lo facciamo col professor Migliaccio. Oggi li abbiamo messi da parte. Dobbiamo capire se farla, diciamo, un po' più leggera o un po' più saporita. Nel senso, una buona facciamo minestra. Facciamo una via di mezzo. Facciamo una via di mezzo. Allora, una buona pasta e fagioli con magari anche un pochettino quella che si Antonietta chiama. Antonietta si è ripresa, la vedo adesso sì, proprio. Sì, la cotenna del guanciale, no? Per dare un pochettino di sapore. Certo, è un po' grasso, non è che lo dobbiamo fare quindi tutti i giorni. Quindi lo prepariamo, diamo una ricettina senza svelare tutti i misteri, i segreti. No, li possiamo svelare perché voglio dire, ormai l'informazione oggi non è... Se vogliamo fare una buona pasta e fagioli, intanto partiamo da un fagiolo, tendenzialmente io parto sempre da un fagiolo non in scatola, non lesso, ma quindi secco, che abbiamo messo a mollo almeno 12 ore. Cioè, possibilmente italiano. Assolutamente. Coltivato in Italia. Dottore, assolutamente perché, sì. Perché sappiamo che sui legumi c'è tanta importazione. Non solo, purtroppo non solo su quello, certo. Perché molte verdure adesso vengono da fuori. Quindi li teniamo a mollo, facciamo un buon soffritto mediterraneo, olio evo, extravergine d'oliva, possibilmente siamo a Roma un olio anche delle Sabine. Quindi facciamo un soffritto. Qui vediamo pure il rosmarino. Assolutamente, lo mettiamo alla fine il rosmarino e poi lo togliamo. Dobbiamo avere questa accortezza, altrimenti le erbe, se tenute troppo in cottura, tendono a rilasciare amaro. Quindi anche qua è molto importante come si cucinano gli alimenti, perché altrimenti tutti gli quando alimenti... Quando togliamo le erbe... Le mettiamo a metà cottura e dopo qualche minuto le togliamo. Subito. Rilasciano i loro sapori e poi vanno tolte. Professore, altrimenti rilasciano amaro. Deve essere buonissima. Io ieri sera prendo la pasta e ceci. Ma la posso mangiare la pasta e fagioli? Come sì, no? Si può. Proteine, mettendo insieme pasta e legumi, cioè cereali e legumi, si può fare una sintesi proteica perfetta. Ma anche il guanciale, vabbè. Ma c'è quello, vabbè. Però gratifica un pochettino, ci vuole, altrimenti... Un po' non succede niente. Anche chi ha il colesterolo alto, Non mi dica così che ha spalancato una finestra, che Massimiliano mette solo guanciale e niente fagioli. Un bel osso di prosciutto, pezzi. Ah, è più buono. Pasta e fagioli viene quindi più. Le mette il pezzo di prosciutto. L'osso di prosciutto. Sì, sì. Senta, ma lei... Ma col prosciutto vicino solo l'osso, no? Per capire. Col prosciutto. Col prosciutto vicino. Ma anche la buccia del parmigiano ci va nella pasta e fagioli. Antonietta, la sua è una famiglia contadina? No. La famiglia non è una famiglia contadina, però eravamo tanti figli, io sono l'undicesima, un maschio e 10 femmine. Dovevamo invitarla domani che parliamo del calo della natalità e di famiglie numerose. 11 figli! Non la facevano mai parlare, perciò viene qui e parla. Certo. Non parla, sarà questo il motivo.
Allora, adesso proviamo con un filmato, Gabriella. Perché? Perché noi abbiamo detto che accanto agli orti cresce tanta consapevolezza, anche rispetto al desiderio di essere certi della bontà di quello che poi mettiamo a tavola. E allora noi vi portiamo direttamente sui campi per raccontarvi l'esperienza innovativa di un'azienda agricola collettiva che è appena nata alle porte di Roma. È una CSA, ovvero una comunità a sostegno dell'agricoltura. Soci consumatori e soci lavoratori stabiliscono un patto di solidarietà e condividono scelte, benefici e rischi della produzione. Vediamo un po' di che si tratta. Abbiamo messo giù principalmente tutto ciò che si può coltivare in un orto invernale. Stiamo partendo con le colture, a marzo metteremo in campo i primi ortaggi e già da metà primavera cominceremo a raccogliere. Abbiamo pianificato circa 40 diverse orticole nell'arco dell'anno, quindi la cassetta sarà veramente mista. La cooperativa Semi di Comunità si trova nel Parco di Veio, sulla Giustiniana, e ci prendiamo cura di 5 ettari di terra, 2,5 a uso boschivo e 2,5 a uso ortivo. La CSA è un'azienda agricola collettiva in cui tutti i soci dell'azienda decidono e prefinanziano tutto quello che l'azienda andrà a fare nel corso dell'anno, e nel corso dell'anno tutti i soci raccoglieranno collettivamente i frutti dell'azienda stessa. Partita da un progetto condiviso di incubatore di impresa finanziato con un piccolo progetto del Ministero del Lavoro 3 anni fa e promosso da Mondo di Comunità e Famiglia. Si può partecipare in vari modi a Semi di Comunità, come socio fruitore che mette una quota e riceve ogni settimana una cassetta di verdura, e come socio prestatore o sovventore che contribuisce economicamente allo sviluppo della cooperativa, e poi c'è anche il socio lavoratore che è quello che assicura poi che il raccolto vada a buon fine e che la produzione soddisfi le necessità di tutti i soci. Trovo che questa iniziativa dia l'opportunità ai cittadini di rimettersi in connessione con la natura. E credo che sia molto importante mettere proprio le mani nella terra, in realtà. Mettersi in mezzo, sapendo effettivamente cosa c'è nei campi, essere proprietari dell'azienda che produce il tuo cibo, fa sì che il biologico non sia solo un bollino. Far rendere le persone più consapevoli di cosa voglia dire un'economia agricola sostenibile, basata sui principi dell'agricoltura biologica, e che sia in grado di offrire a tutti consapevolezza del rapporto con la terra e di quello che vuol dire anche essere effettivamente produttori. Ringraziamo la nostra Sara Lucernoni per questo servizio, a Giorgio Montefiore della Diomedea Drone per le belle immagini aeree che avete appena visto. Dunque www.semidicomunita.it, naturalmente senza l'accento, questo è l'indirizzo per scoprire qualcosa di più e magari partecipare a questa innovativa esperienza agricola. Bazzana, prima abbiamo detto più ragazzi che tornano alla terra, riscoprono le radici contadine dei nonni. Adesso torniamo a quel discorso che avevamo appena accennato, la filiera che si accorcia, il progredire di un'agricoltura di prossimità, per cui si crea un rapporto fiduciario tra chi coltiva, chi acquista, qui ancora di più, perché ci sono dei consumatori che si sono uniti, sostengono chi coltiva, alcuni di loro possono coltivare anche direttamente. Sì, questo è un esempio virtuoso perché, ripeto, con le logiche della distribuzione moderna purtroppo c'è stato un distacco fra quello che è chi produce e chi consuma. Così invece noi tendiamo a risettare, diciamo, questo tipo di rapporto. Vedi in faccia chi produce, conosci come produce, che metodi utilizza. E sei più tranquillo. Ci piace perché è basata sulla fiducia questa. È basata sulla fiducia perché ci mette la faccia al produttore. Quindi è la cosa, ripeto, al di là del biologico o del convenzionale,
tradizionale, certo, o dell'integrato. Certo. L'importante è che ci sia la fiducia fra i due soggetti, e questo ovviamente è un beneficio per tutti. E quando c'è meno chimica, la salute ne guadagna, Migliaccio, no? Su questo non ci sono dubbi. Andiamo dai nostri telespettatori, Simone. Allora, cioè, cominciamo con un po' di ricette. Antonella, il broccolo è meraviglioso, io lo cucino in padella con aglio e peperoncino, aggiungendo un pizzico di vino bianco. Anna, toglietemi tutto, ma non la zucca. Io la uso ovunque, anche nei dolci, però il mio cavallo di battaglia è uno solo, la marmellata di zucca. Quella è buonissima. Cioè, cucina solo zucca, signora? Solo zucca, sì, probabilmente. Sì. Allora, grazie. Che bello l'orto, io sul balcone ho piantato di tutto. Purtroppo ora sono sfortunato, ho soltanto sedano e prezzemolo, vabbè, va bene anche quello. Roberta, i prodotti invernali sono tutti meravigliosi e soprattutto fanno bene, io li uso molto per i primi. E chiudiamo con Domenica. Amici di Siamo Noi, anche io amo l'orto, nulla mi ferma, nemmeno la mia sedia a rotelle. La mattina esco, grande, e zappo un po' davanti grande, casa. Un applauso, davanti casa, questo ci piace davvero. È certo che facciamo finire davanti casa, portatelo, prezzemolo e piselli, fenomenale, brava Domenica. Grazie davvero a tutti voi, ci sono molto piaciuti i vostri interventi. Bazzana, l'avevamo promessa qualche indicazione anche pratica. E abbiamo raccontato anche qui i capricci del meteo, naturalmente inverno, certo, deve far freddo, deve piovere, però noi abbiamo visto che c'è stato uno sbalzo considerevole di temperatura dal caldo di Natale, sì, al freddo di adesso, queste precipitazioni molto intense, ci sono stati dei danni, questi danni avranno delle ripercussioni. È un paese un po' spaccato in due, perché in effetti ci sono state precipitazioni, ma soprattutto al centro-sud. Al nord, anche se in queste ore magari sta scendendo un po' di neve, un po' di acqua, fondamentalmente c'è ancora un grosso problema di siccità. Le temperature che crollano improvvisamente possono causare grossi problemi alle coltivazioni, perché le piante non riescono a reagire. Quindi lo sbalzo di temperatura in sostanza sta influendo un po' anche su quelli che sono i corsi, ecco, e i listini dei prodotti invernali, perché avrà delle ripercussioni giuste sull'aumento di alcuni prezzi, alcuni aggiustamenti, perché il pubblico se lo sta chiedendo. Le ci dia un'indicazione per regolarci, cioè quello che non è giusto. Le ha già avute, perché comunque nelle scorse settimane abbiamo già avuto forti abbassamenti. Ripeto, l'unico consiglio può essere quello di monitorare diversi canali di commercializzazione, tenendo presente che, come si diceva prima, il canale diretto, la venta diretta, è sicuramente un canale da monitorare attentamente. Non abbiate fretta a fare la spesa. Ci dà dei vantaggi, però confrontare la grande distribuzione con la signora Maria sotto casa, con quello che può essere il mercato rionale, eccetera, eccetera, ci consente di riuscire a capire se un prezzo è giusto o meno. E poi leggiamo sempre le etichette, perché in un momento in cui ci può essere la riduzione della produzione nazionale, c'è il rischio, come si diceva prima, che tanti prodotti di importazione vengano spacciati come prodotti italiani. Allora, continuiamo a votare con il portafoglio, che ci piace come moltissimo. Grazie a Lorenzo Bazzana, grazie al professor Pietro Migliaccio, grazie a Filippo Cassano, grazie alla signora Antonietta Casale, torniamo, e salutiamo anche il genero. E noi torniamo puntuali domani alle 15:20, vi aspettiamo. A domani. A domani.